come parte bene la nostra mattina, subito ginnastica stretching. Come si può non iniziare una bella mattinata con la pioggia? Allora, le previsioni addirittura danno che quando arriveremo in Danimarca ci saranno raffiche di vento fino a 85 km orari, ho visto stamattina. Io non posso uscire. Ti porta via il vento. Buongiorno fratelli, benvenuti a un nuovo video. Adesso abbiamo fatto tutto quanto, colazione e tutto il resto, e tra un po' iniziamo a partire, iniziamo ancora a risalire dal cuore della Germania, cerchiamo di arrivare dopo Amburgo oggi. Ciao fratelli, restate con noi. Messina ha provato ad andare alla Lidl per vedere se trova una coperta. Allora, oggi sono venuta qua per trovare la coperta. Guardate quanti frutti di bosco che c'è. Spaziale. Allora, cerchiamo la coperta. Mi sa che coperta non c'è, ma ci sono queste bellissime ciabatte. La coperta non ho trovato, però ho trovato questo bellissimo pigiama, però sono confuso. Fragole o banane? Fragole o banane? Fragole! Larissa ha trovato qualcosa. Che cosa avrà mai trovato? Il pigiama, secondo me. Niente coperta, la pigiama! Abbiamo fatto la sosta della giornata, abbiamo trovato dei buoni brezel, anche te lo sto aspettando, però volevamo uscire col super pelosone, ma ha iniziato a piovere. Adesso vediamo se riusciamo ad andare da qualche parte. Paninozzo! Siamo ad Amburgo! Qua siamo praticamente proprio in mezzo al porto. Città portuale e noi passiamo in mezzo proprio così, dritti dentro al porto. Ecco. Amore. Adesso passiamo sotto il mare. Stiamo proprio passando sotto il fiume, che poi comunque è il mare, perché è mare qua, in zona. C'è il mare del nord. Mare del nord! Da qualche parte qui, è qui da qualche parte. Ma guarda te dove abbiamo parcheggiato per la comoda cifra di 10 euro. Posto fighissimo, siamo a due passi dal mare del nord, ma veramente a due passi. Ma c'è un vento che... Adesso ti metti il costume, sì, costume intero, come quelli lì degli arabi, quelli lì vanno bene. Comunque siamo quasi vicino alla Danimarca, molto molto vicino alla Danimarca. Adesso andiamo a far correre Teo perché ha un bisogno incredibile. Attenzione mare, andiamolo a vedere questo mare del nord. Oh. Ah, vuoi mettere la canzone di Rocky? Benvenuti! Volate simboliche fino a 85 km orari, ho detto anche adesso, infatti adesso qua sotto un po' meno, perché comunque c'è quella sorta di divisorio lì a pendente che fa in modo che non il vento a 85 km orari ti arrivi, però diciamo che si sente anche qua. Adesso andiamo a vedere se trovi.
troviamo il bar. Le cose particolari, le cose come questi. Come questo. Ricorderai, dici, oh, ti ricordi che eri lì? E c'era un vetro della Madonna che dava fastidio. Che bello che era. Che bello che era. Adesso non lo dici, però lo dirai. Questa cosa la devi far vedere. Innanzitutto ci siamo fermati a bere, cioè così, sono queste casettine, anche la nostra. Ma la cosa fighissima è quando bevi la birra, farla vedere là. Tac. No, questa cosa è una bomba. Questa sì che è una bomba di ingegneria. Mangiamo pasta e cosa? Allora, questa cosa dove fanno fish and chips? Oh. Non pasta nel furgone, corretto. Io direi fish and chips. Anche io. Prima cena ufficiale. Sei contenta? Quanto vento nella testa che ce l'ho. Mamma mia. Madonna. Oh, da tanto che non sentito così. Bomba, bomba. Non era buono, vero Lara? Non è piaciuto niente. Neanche un po'. E la giornata finisce quasi, finita così. Abbiamo trovato Laria Cani, guardate che spettacolo! Con un tramonto meraviglioso, tutta bella attrezzata. Cosa vuoi di più, Teo? Guarda, Teo, c'ho la pallina. Teo, guarda, Teo, da me che c'è l'amico anche. Prima tedesca di Teo. Amore a prima vista, subito è arrivato l'amico, però adesso vediamo chi la vincerà. Stanchi, siamo stanchi, docciati, ci siamo docciati. Larissa sta vedendo un ballone in order, ma questo è proprio cotto cotto. Ci vediamo domani. Saluta famiglia, ciao.